questo è il video della serie più bello. Sì, non so dove stiamo andando. Faremo arrabbiare Evelyn. Amore, se stai guardando questo video, sappi che tutto quello che dirò e farò, tutte le battute, tutte le cose, saranno puramente a scopo intrattenitivo nei confronti del mio pubblico. Non essere gelosa. Ok, c'è bisogno di un minimo di contesto a quello che ho appena detto. In questo video andremo in un posto che non è propriamente family friendly, è un po' borderline questo video. Stiamo parlando di Hooters, catena famosissima in tutto il mondo, tranne che in Italia, ristorante che fa per lo più alette di pollo piccanti. Ma capiremo andando avanti col video perché è così particolare e soprattutto perché non è così tanto family friendly per YouTube. Ah, e prima di portarvi in questa nuova avventura qui a Orlando, siamo a Orlando per provare Hooters, voglio fare una piccola scommessa con voi. Sapete che mi piacciono queste cose. Le mie idee in questo video sono due: organizzare due viaggi come quello che avete visto in questa serie. Il primo viaggio di questo tipo è con uno youtuber che sceglierete voi nei commenti. La scrivete qua sotto nei commenti e per farlo dobbiamo arrivare almeno a 40.000 like. Il secondo viaggio potrebbe essere con gli iscritti. Io ho in mente un'idea, però è pazza. È troppo pazza per essere realizzata. Non lo so nemmeno se si può fare. Allora io non mi voglio spoilerare troppo. Però facciamo così. Dovrebbe succedere nel giro di qualche settimana. Verranno su Instagram, sono tipo a 303.000 follower e se in questo video raggiungo di quei 330.000 lo faccio, creo il modo per organizzare questo viaggio con gli iscritti. Detto questo, godetevi il video di Hooters. Stiamo letteralmente camminando in autostrada. Non ho mai visto una città più strana di Orlando. Dove ti giri c'è un parco divertimenti. Adesso andiamo a camminare vicino agli Universal Studios, poi andiamo a un parco divertimenti, anche perché stasera mangeremo in un posto in cui sogno di mangiare da quando l'ho scoperto, tipo 4-5 anni fa. Voglio sapere da te se conosci Hooters. Qualcosa dai film di Adam Sandler, so solamente che ci sono ragazze collegiali che fanno le cameriere. A tutta la storia della ragazza di Hooters ve la spiego durante la giornata prima di arrivare al ristorante, perché in realtà è una cosa super interessante che in Italia sarebbe vista totalmente nel modo sbagliato, soprattutto nel 2023. Controlli passati, poi andiamo al City Walk, passeggiamo un po', vediamo se c'è qualcosina di dolce da stuzzicare. Vediamo un po' come si evolve questa giornata a Orlando. Allora, intanto vi dico che all'entrata di Universal c'è questo City Walk dove ci sono tutti i vari negozi per mangiare, varie attività intrattenitive tipo il cinema, la sala giochi. Poi c'è anche un gigantesco Bubba Gump. Insomma, giriamo un pochino. Anche perché in realtà è gratis. Non abbiamo pagato il biglietto per stare solamente nel City Walk. Quindi anche nel caso che doveste venire ad Orlando, questo qui è gratuito. Se non dovete andare a Universal Studios, ma solo a Disney World, anche questo è qualcosa da vedere durante la giornata. Possiamo dire che quell'Hard Rock Café è il più grande che abbia mai visto? Forse è grande quanto quello di Tenerife. Veramente gigante. Si può girare tutto intorno senza entrare a Universal, la parte gratuita qui, e arrivare fino anche alla fabbrica di cioccolato lì. La parte esterna al parco è già gigantesca. Allora, questa è interessante, sarebbe da provare, perché sono un grande fan del cibo messicano. Ma ci torniamo qua, ci torniamo perché poco fa ho appena fatto una litigata al telefono con Emily, quindi alla fine ho dovuto promettere a Emily che torneremo qui a Orlando a breve, magari per Natale, insieme ci faremo i parchi Disney e l'Universal insieme, quindi quel posto lì, Authentic Mexican Food, lo vedremo probabilmente in un video prossimamente. Bello! Guarda poi là, sei il regalo perfetto per Emanuele. Quante cagate che si possono comprare dentro questi posti. Sei l'unico cappellino da pescatore che probabilmente indosserei. Guardando sta roba, mi è venuta in mente una cosa geniale. Io sto organizzando un altro viaggio con gli iscritti, no? E se facessi un viaggio con gli iscritti a Orlando, dentro i parchi divertimenti qua, potrebbe essere molto interessante. Allora, sono curioso di sapere cosa si mangia alla fabbrica di cioccolato. Secondo me riprende quelli Wonka? Potrebbe essere. Secondo me no. Ah, è una fabbrica di cioccolato a tema steampunk. Come detto poc'anzi. Dai, prendiamo doscetto. Oh, lo s'more. Buono questo. Sai cos'è lo s'more? No. Biscotto, cioccolato e marshmallow. Questo lo dovevo provare. Cioccolato, bacon e sale, fate. Secondo me a un certo punto si esagera. Ma noi lo proveremo lo stesso. Abbiamo anche i macaron a tema. Da quest'altro lato c'è altra pasticceria. Oh, questo è carino però. Questo è tutto zucchero. One piece of this? Ho sentito bene quello che ha detto la tipa. Ha detto 7 dollari una fetta di bacon. Ma che sta di? 7,46 una fetta di bacon. È un pezzetto di pancetta con il sale e il cioccolato. È buono o no? Non ho capito. Capiscilo in fretta perché hai speso un botto per capirlo. Aiutami. Io te l'ho detto che secondo me questa era una di quelle cose too much. La mia bocca è contrastata. Da. Direi è buono, fa schifo. Esatto. La cioccolata col sale. Top. E bacon. C'è proprio niente. Contrastante.
troppo sale. Il complesso, che è una cafonata pazzesca. Ok, sta cosa è geniale. C'è un tavolino con un tavolo da biliardino sotto, funzionante, dove si può giocare. E gol! E golasso! Comunque anche solo il walkway di Universal, super approvato. Ora andiamo verso un altro parco divertimenti, però stavolta per fare le attrazioni e poi si va a cena. Siamo al Fun Spot, che è tipo un Luna Park in realtà. Ci hanno appena detto che è tutto aperto, ma non c'è proprio nessuno. Abbiamo appena fatto un pass da $65 per questo parco, che è tristissimo. Ci siamo io, Leo e altre 5 persone in totale. Ma va bene lo stesso. Guarda quante attrazioni da fare. Guarda quanta gente. Sembra l'idroscalo d'inverno di Milano. Quel coso che vedi qua dovrebbe lanciarti in alto, eh? No, fa una cosa diversa. Vedi quella torre? Ti tirano indietro fino a che stai su quella torre lì. Ah, ti lasciano e fai tipo... L'ho fatto a Los Angeles, okay. Al Six Flags. Ma questo mi sembra troppo più alto. Ah, vediamo cosa si può fare. Thank you. Ole. Sembra un brucomella, ma in realtà tipo moriamo. È triste perché sempre due, però. Non mi piace, sta bene là. Thank you. Perché mi applaudito? È perché siamo stati coraggiosi. Vai, vai. Oh. Oh, qui nessuna regola, non ti tolgono il telefono quando entri. Comunque tra noi due non so chi faceva più ridere, se così. O te che urlavi come non so cosa. Devi stare isterica proprio. No ragazzi, i bro lo stanno facendo. Stanno facendo l'insano gesto. Ma il bro è tutto in pump, guardalo. Lo fa, lo fa, lo fa. L'ho fatto. Oh cazzo. Grande Jim Bro. Va bene. Eppure questo lo facciamo? Ma lo facciamo? Qui dentro, nel feed di Gators, ci sono gli alligatori. Thank you. Cioè noi entriamo e che succede? Ci mangiano. Ma sono un cifo di alligatori. Oh, tanti alligatori. Ma dammi che faccia imbruttita che c'ha questo. Oh, fra, tappo. Comunque è uno zoo. Non mi piace. Mi fa letteralmente schifo. Fine della giornatina al Fun Park. Ora voliamo in hotel, carichiamo i telefoni e si va da Hooters. E ora vi spiego cos'è sto ristorante. Have you ever been to Hooters? Yeah. You like it? It's alright. It's a good food? No. Okay. Comunque, ci troviamo. Dobbiamo spiegare cos'è questo posto, perché in America è famosissimo. Solamente che in Italia a malapena lo conosciamo. È un ristorante, un pub, diciamo, un pub americano di qualità media. Le recensioni parlano da sé. È bella l'ospitalità, è bello il concept, ma a detta di molti vai in un altro ristorante e dicono sia più buono. Ora noi lo giudicheremo da italiani. Hooters nasce nel 1983. Un po' di ragazzi si creano sto format ed il loro sogno di base era fare un posto che faceva delle buone alette di pollo. Le alette di pollo le fanno ancora. Sul buono ci stanno ancora lavorando. Negli anni si evolve il concetto e inizia a essere famoso il ristorante per le ragazze con pantaloncini short e le magliette attillate. Hooters è un gioco di parole che significa un misto tra gli occhi del gufo, hoot, e il seno femminile. Sai come è diventato famoso? No. Hanno cominciato a fare i calendari di queste ragazze, hanno cominciato a fare una serie televisiva di Hooters, hanno sponsorizzato delle corse automobilistiche. Ora il concetto è, in Italia, ma soprattutto nel 2023, voi lo immaginate un posto così? Un posto che si basa sulla vede delle cameriere che da contratto devono poter intrattenere il cliente, cioè devono parlare con i clienti, cioè quindi se gli fanno una battutina loro devono rispondere in maniera educata. House of operation. Queste non so le shorts che indossano loro, però. We are two. We don't have present. Yes. Non è vero che loro vanno in giro così, fratello. Non è vero che queste lavano tutta la sera così. Mi vergogno in quadraio, capito? Cioè, ne posso manco un quadraio, sono nude, porca vacca. Thank you so much. Cioè, non ti senti in colpa, te? Mi sento disagissimo. Non ho fortissimo. Ah, sì, dovevi sapere che Leo è molto disagio stasera. Quindi non parlerà, non dirà niente. È la persona più timida che voi possiate mai vedere in vita vostra. E uno dei motivi per cui siamo venuti qua. Guardate il menù. Allora, abbiamo il cocktail. Che poi eviteremo. La cosa che fanno loro sono hamburger, gamberi e alette di pollo. Hamburger, chicken sandwich, insomma hanno un po' di roba nel menù, tantissime tipologie di alette. Cosa? What? What? Can I ask you what is the best food to eat? The burgers are also really good. The original ones are like the more popular. Okay, the original ones is the best. We already ordered the original buffalo shrimps, the original,
six pieces. Se è così vero che il cibo fa schifo, no? Tutti i maschi che vengono qua, quelli che non fanno video su YouTube, cosa ci fanno qua? Indovina. Tecnicamente potremmo anche decidere di farci un panino come vogliamo. L'idea non è malissima. Allora dopo ci facciamo un hamburger come vogliamo noi. Allora, ma lo sai che sembrano molto carini? Allora, io ti dico una cosa. Noi non possiamo giudicare questa tipologia di cibo come lo fanno gli americani, okay, perché loro mangiano spesso. Cioè noi, frate, quando vedi una lettera di pollo fritta, così, queste qua, non te può fare troppo schifo, no. Insomma. Cioè, tipo quando mangiano le pasta loro da noi non capiscono se la pasta è buona oppure no. Esatto, esatto. È il suo turno, signore. Allora, per me il fatto che sia poco piccante in realtà è un pro, cioè quelli mi piacciono veramente. Original. Non metta la salsa, sia all'aglio. Ma mi piace la salsa? Le lette sono discrete. Non è la lettera di pollo più buona che abbiamo mangiato, però è una buona lettera di pollo. Fermi che ho bisogno della rettifica. Queste sono buone. Cioè prenderei un altro piatto adesso, ma provo anche tre piatti senza problemi. Mi piacciono proprio. E smoked valgono la pena. Cioè l'affumicato dà una bella spinta. Comunque posso dire che quelle smoked sono buone. Cioè io adesso li ordino. Cioè mi sono piaciuto un tot, fra. Allora, ho fatto qualcosa che non dovevo fare in un locale. Sembra che qui in America fotografare e filmare le ragazze mezze nude che fanno le cameriere nei locali mezze nude, che il loro scopo è essere mezze nude nel locale, attirare clienti maschi che le filmano, e non si può fare a quanto pare. Let's build a burger. Sembra male l'hamburger. Vai pezzo, vediamo, le patatine. Ti ricordi quelli di Wendy's? Sì. Non sono di pesce, ma non sono di buono. Bacon, più che croccante, sembra un po' bruciato. Abbiamo messo provolone, gorgonzola, doppia carne di manzo, cetriolini in insalata, la salsa che abbiamo usato sulle smoky prima, quindi la buffalo honey, e il bacon. E il pane è il loro brioche bun. Torniamo alle alette, quelle buone di prima, le ordiniamo? Io ci sto. Allora ti dico, gorgonzola e provola non sono buoni, il formaggio fa tanto del panino. Peccato perché il pane ci stava, la carne si è cotta meglio, ci stava anche. Ha subito dei problemi. Giudizio al maestro. Questo è un po' sciabile, per dire. Ho capito cosa intendevi per il bacon, si scrocchia sotto i denti. Ma lei scrocchia, ti fa male sotto i denti. Quanto abbiamo speso, ristoratori? Abbiamo speso $63. Diciamo che il tutto non era costosissimo. Allora, Uters, i gufetti, vieni qua. Allora, tralasciando la scena che non potevano registrare, ma in realtà non lo sapevamo, perché in America è difficile che chiediamo il permesso per registrare, perché di base ce lo danno sempre. Di solito non è una cosa che dà fastidio. Faccio una piccola critica, un mio pensiero, qualcuno di voi può essere contrastante, però voglio dire una cosa. Il tuo posto c'ha 500 locali, tipo, di cui solamente tipo 8 qui ad Orlando. Per carità, non è un posto che, cioè, va avanti per le ragazze mezze nude, non va avanti perché il cibo è buono. Lei che ne pensa, signor Cristallino? Ero a disagio, totalmente d'accordo. C'è stato il momento in cui ci ha detto che non potevamo registrare. Ci siamo proprio spenti, proprio guardavamo per te. Io guardavo fissa la partita di football, proprio, che proprio mi dava proprio fastidio guardarle, capito? Cioè proprio lui lo dovete vedere, tipo, sì, io voglio... Sai qual è il fatto? Questo. È che ti mette nella condizione che se tu guardi, cioè io mi sentivo sporco nel guardare, capito? 21enne più pudico d'Italia, ragazzi. Cioè io mi sentivo a disagissimo perché, quindi stavo fisso da una parte. E comunque in tutto questo, il covo dei pirati è un ristorante, non è un parco. Potevamo venire qua. Cioè perché siamo di qua? È un ristorante, è tutto tematizzato sto posto. Ogni singolo ristorante, pure l'hotel là dietro, guardalo, è tematizzato pure quello. Orlando non è normale come città, è praticamente Las Vegas, ma fatta per quelli che hanno meno di 21 anni. Ora noi finiremo in quella pallina lì. Dai, post Hooters, no, vomitiamo un po'. Una volta ho fatto una cosa del genere e ero diventato verde. No. Frate, ma è proprio quello dei TikTok che fanno vedere il video là? Frate, è proprio quello. È palese quello. Facciamolo. Ma zio, mi pentirei troppo di averlo fatto. Ok, nel video sono già stato abbastanza esaustivo, tranne alcuni piccoli retroscena che ho tagliato. Vabbè, diciamo che non è che l'hanno presa benissimo il fatto che stavo riprendendo. Cioè, proprio mi hanno tolto il cellulare dalle mani, è stato un po' di imbarazzo. Comunque, Uters lo lasciamo all'America. Noi in Italia sappiamo cucinare e non abbiamo bisogno di mettere le signorine mezze nude al bar o al ristorante, perché qualcosa di più degli americani, secondo me, la sappiamo fare, soprattutto in cucina. Comunque, io vi ho lanciato una sfida, una piccola scommessa a inizio video. Scrivetemi qua sotto nei commenti
chi devo rapire, uno youtuber che prendo e porto via per un viaggio in giro per il mondo. Dovete semplicemente scrivere il nome e lasciare like. E a parte questo, c'è un secondo viaggio che è con gli iscritti. L'ho già spiegato all'inizio video, ma io l'ho detto, se arriviamo a 330.000 follower su Instagram, se non mi segui già su Instagram, ti basta andare o nel link in descrizione o su Instagram, scrivi Foice, compaio io. Io vi ringrazio per aver visto questo video e vi ricordo che nel prossimo c'è Disney World. Ciao raga! Guarda dietro. Oh, la gira. No, molto meglio di quello che pensavo. Molto meglio dell'altro. Meglio questo che. Oh. Ok, no, okay. C'abbiamo pure l'audio, però è un vlog, è stupendo. Io credo di essermi fatto un po' addosso. Però. Però sono stato coraggioso. Ti posso dire, è catartico, mi sento molto più sicuro che su quella torre. Ok, penso che il video di Leo che si caga sotto è la cosa più bella che vedrete oggi. Complimenti. Altro che U terzo. Questa è la cosa più divertente della giornata. Oh.